Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Mad Hatter, che mi chiede di parlare del film del 2001 di animazione italiana di Enzo Dalò, Momo e la conquista del tempo. Un film di animazione molto bello, è probabilmente quello che preferisco di Enzo Dalò, un regista che aveva fatto La Freccia Azzurra, Gabbiana del Gatto, molto gradevoli. Questo Momo secondo me è il suo film migliore, con questo tratto semplice, questo disegno così mai invecchiato, questo disegno classico che può risultare naif, ma che in un certo senso però dona espressione, espressività e vita a ciò che vediamo sullo schermo. Appunto, la storia di questa piccola Momo che finisce praticamente orfana a vivere in una città dove incontra un signore che praticamente gli presenta un ragazzino, Gigi, che si innamora all'istante di Momo e col quale fa amicizia insieme a un altro gruppo di persone, praticamente ricostruisce una casa per lei e la sua tartaruga, ovvero Cassiopea. Sembra tutto filare liscio finché un giorno arrivano in città questi fantomatici signori grigi che incominciano a fare offerte. In realtà queste persone non fanno altro, questi grigi, che rubare il tempo, che trasformano in sigari, ed è l'unico modo per rimanere vivi. Momo praticamente riesce a umanizzare uno di loro attraverso una canzone, questo gli racconta tutto, e di lì tutta la battaglia di loro per distruggere Momo e di Momo per distruggere gli uomini grigi. Ma come ho detto, il cartone animato di Enzo Dalò è fatto benissimo a livello di narrativo. La storia tratta da Hand è veramente gradevole. Questo anticapitalismo celato sotto questi uomini grigi è fantastico, così come sono ottime proprio le avventure, così come è bella proprio un film che dura un'ora e un quarto e che ti apre il cuore per quasi tutto il film, che funziona veramente benissimo. Riesce a essere diretto come al solito bene, riesce ad avere un personaggio come Momo che ti entra nel cuore assolutamente, una ragazzina fantastica, il buon Beppo che sembra voler bene alla ragazzina proprio come fosse una nipotina. Molti hanno anche amato la colonna sonora di Gianna Nannini, relativamente, insomma, ci sta, nel film ci sta, però non è che l'ami particolarmente. Interessante poi quando uscirà fuori il Maestro Ora, insomma, il Saggio, insomma, un film ben scritto, da un classico per ragazzini e che ha avuto anche una serie TV in Germania da 24 episodi e che da noi, insomma, ha avuto anche un discreto successo al cinema per l'epoca, diciamo. Quindi per me un film riuscito, alla fine un film per ragazzi, è che farei vedere a ogni bambino proprio per quello che insegna. La nostra mamma che riesce a rendere buoni tutti solo guardandoli, riesce a umanizzarli, è fantastica. La satira anticapitalista funziona alla grande, la voglia appunto della collettività di fare le cose anche per gli altri senza chiedere niente in cambio funziona, ed è un film che funziona anche visivamente, perché nel suo essere così piccolo, nel suo essere così disegnato, nel suo ricercare qualcosa anche qui di ormai passato, in realtà risulta più d'avanguardia, sperimentale di mille stronzate fatte al computer senza un minimo d'anima. Questo film è pieno di anima, cuore e voglia di raccontare, il che non è davvero poco. Quindi in conclusione, per me è un film, se amate l'animazione, assolutamente da avere, se avete dei bambini da comprare subito e farglielo vedere, perché oltre ad essere educativo è divertentissimo, ritmato e con dei personaggi fantastici. Quindi il link di Momo è qui sotto, come al solito se mi volete aiutare qui sotto ci sono i link Amazon, se ci entrate e comprate qualcosa da lì, qualunque cosa comprate, non solo il link con cui siete entrati, mi verrà data una percentuale. Detto questo, per me questo è un film assolutamente da avere se avete dei ragazzini o se amate l'animazione.